Il gravel esiste? No, non esiste. Io mi diverto come un dannato con la bicicletta da gravel? No, ti sbagli, sei succube del marketing. Ma io pedalo nella natura? No, assolutamente, con la mountain bike è meglio. Beh, vado su strada, mi diverto, posso fare fuoristrada? No, perché in fuoristrada ci vai con la mountain bike, in strada ci vai con la bicicletta da corsa. Insomma, questo benedetto gravel, che dovrebbe essere inclusivo, come dicono quelli bravi della comunicazione, in realtà genera continuamente dibattiti divisivi. Nella realtà dei fatti però non è proprio così, perché questi dibattiti, se vogliamo, divampano su pagine social dove un minimo gruppo di disadattati sfoga le proprie frustrazioni facendo molto rumore e quindi lasciando credere che bene o male questa sia la maggioranza. Ma se volgiamo lo sguardo un po' alla nostra pallucella su cui viviamo e non invece al ristretto orticello nostrano, possiamo scoprire una realtà diversa. Una realtà che forse è sfuggita anche ai piani alti delle aziende, e lo vediamo con gli eventi gravel che si stanno organizzando. Socialità o agonismo? Beh, si è capito che l'agonismo interessa fino a un certo punto. Si sono disputati anche dei mondiali gravel, ma abbiamo visto che non sono stati proprio un successo. Mentre invece riscuotono enorme successo tra gli appassionati in tutti i continenti quegli eventi che premiano l'aspetto sociale, non social, sia chiaro, sociale, umano, quindi la voglia di stare insieme, di pedalare insieme, di condividere, se vogliamo, una bella avventura, e poi la sera birra o calice di vino tutti insieme sulla spiaggia o un bivacco improvvisato a secondo della location, come dicono sempre quelli bravi della comunicazione. Ed è questo quello che piace. Io l'ho vissuto in prima persona con l'edizione italiana del Grinduro che si è tenuto lo scorso settembre a Punta Ala e a cui fortunatamente sono stato invitato. Lo vedo con altri eventi, per esempio lo Shimano Rebound, dove praticamente una enorme comunità di ciclisti decide su un percorso fai da te di pedalare e poi si stila, se vogliamo, una classifica utilizzando quelli che sono gli strumenti tecnologici, in questo caso Strava. Si vedono con i molti eventi bikepacking, si parte così all'avventura, brevi tratti cronometrati, per esempio nella formula del Grinduro, ma così anche in altri, giusto per stilare una classifica. Poi ci impieghi tutto il tempo che vuoi, scandito dalle soste, per rifocillarti e per socializzare con quelli come te. E allora viene da chiedersi se il gravel sia più, appunto, più agonismo o più socialità. Ora non ha importanza stare qui a stabilire cos'è il gravel, basta, ne abbiamo già parlato e non ci torno più su, però sta di fatto che questa strana bicicletta che non esiste secondo alcuni, oppure inutile secondo altri, e invece di cui tanti altri sono follemente innamorati, identifichi in realtà non la bicicletta in sé, ma una voglia di vivere il ciclismo che è cambiata, che si è evoluta, o per meglio dire che è tornata alle origini. Già, tornata alle origini, perché se andiamo a guardare agli albori del nostro ciclismo, andiamo a scoprire che in realtà quello che piaceva alle persone della bicicletta era questa possibilità di spostarsi liberi lungo sentieri di campagna, strade poco battute, all'epoca in realtà tutte le strade erano poco battute, e farlo in compagnia, poi trovare un bel posto, sostare per un picnic all'inglese ovviamente, e così passare in allegria la giornata godendo del vento tra i capelli, almeno chi aveva ancora i capelli, nel mio caso c'è il cappellino che cela diciamo così la realtà, e poi godersi appunto la compagnia. Il gravel in realtà, io già l'ho detto, non è qualcosa di nuovo, non è un'invenzione odierna, odierna ovviamente è la tecnologia, questo sì, ma in realtà è il modo antico, primordiale potrei dire, di vivere la bicicletta. E quindi sì,
È vero, l'agonismo, la gara, la classifica, tutto quello che volete voi, ma in realtà, e lo vediamo quotidianamente in giro per il mondo, quello che interessa è la voglia di pedalare insieme, di divertirsi, di riscoprire la natura senza affanni, senza ansia da classifica, un bel podio con un solo gradino dove ci sono tutti i partecipanti. Beh, questo è il ciclismo che ci piace. Alla prossima. Ciao!